Ciao ragazzi, siccome sto facendo un esperimento sulla mia 156, ho pensato di condividerlo con voi. Praticamente questo qui è il tubo principale dell'intercooler della macchina, che è tenuto da una fascetta qui a una qui sotto. Non so se riesco a farvelo vedere. Praticamente questi tubi sono importanti perché, specialmente sulle Alfa Romeo, tendono a rovinarsi e quindi diciamo, a creparsi e quindi genera fumate nere e oltre a questo, perdita di prestazioni e quant'altro. E ne abbiamo uno su, nella parte, diciamo, nel vano motore. E l'altro si trova qui sotto, che io adesso ho staccato in questa parte qua e nella parte, diciamo, di là dove vedete quel buco. E questo è il tubo che ho già smontato. Qua. Questo è il tubo inferiore dell'intercooler. Devo dire che i miei li ho trovati ancora in buono stato, quindi non hanno crepe e non hanno altro. Però l'esperimento che sto facendo è questo. Praticamente questi tubi, diciamo che ogni volta che si crepano costano un botto di soldi, perché mi sembra che quello nel vano motore costi sui 70 euro e quello inferiore, questo qua, costa sui 45 euro, quindi è un bel costo. Siccome nei vari forum Alfa e altro, abbiamo parlato più volte, di tanta gente che ha cercato di coibentare questi tubi con il nastro americano e quant'altro, però per via del calore questi tubi si aprono lo stesso e si rompono. Il mio esperimento è quello di usare questo nastro qua, che non è altro che il nastro argentato, quello che usano, diciamo, gli idraulici per aggiuntare i tubi delle caldaie, e ha un alto, diciamo, potere di resistenza al calore, e quindi ho pensato di coibentarlo con quello e poi subito dopo di aggiungere il nastro isolante sopra per sigillare il tutto. La spesa è veramente minima. Questo diciamo che è solo un esperimento che sto facendo, con la scusa, vabbè, ho pulito un po' i condotti che erano inzuppati d'olio. E niente, poi vi farò sapere se diciamo il mio esperimento va a buon fine, perché potrebbe essere una soluzione definitiva per la sistemazione di questi tubi. Niente, adesso vado a pulirlo, ad applicare lo strato di, diciamo, di nastro, e poi dopo vado ad applicare sul il nastro isolante. E niente, comunque è molto semplice, è tenuto semplicemente da due fascette, si attacca coi tubi, quindi non ha neanche senso farvelo vedere, perché è un'operazione molto semplice. E niente, poi vi aggiornerò sul forum su tutta la questione e vediamo se l'esperimento va a buon fine. Questo, ad esempio, l'ho già fatto ed è su da 2 giorni e sembra che regga bene, però solo il tempo potrà dirlo. Va bene, ragazzi, vi saluto. Spero che possa essere un'operazione gradita quello che ho fatto, e alla prossima.